Ciao a tutti! Ricordate quel video fuoriscena che vi ho fatto vedere su Facebook con gli errori di un qualche video che non mi ricordo quale, forse pochi secondi, dove per tutto il tempo continuavo a schiarirmi la gola? Bene. Ecco, covavo la tosse. Oggi in questa giornata di fine settembre mi è venuta voglia di fare un video guardando i commenti dell'ultimo video che ho fatto. Cioè, ovviamente non solo i commenti di quell'ultimo... Ovviamente non solo i commenti dell'ultimo video, ma un po' i commenti in generale. Dicevo, leggendo i commenti degli altri video, spesso mi vengono evidenziate parole che dico in modo sbagliato. Però ci sono due o tre appunti che mi hanno infastidito. Infastidito per modo di dire, ovviamente, la notte dormo tranquillissimo. La gente spesso dà del tu agli altri. Lo facciamo tutti. E lo sto facendo anch'io in questo momento parlando di voi. Non voi tutti quanti, ma chi mi ha lasciato determinati commenti. So benissimo di non essere un professore di italiano, ma andiamo al sodo. Nell'ultimo video che ho fatto, perversioni sessuali, ho tirato su un putiferio incredibile su come si pronuncia Wikipedia. E mi ha colpito in particolar modo un commento di un utente che mi dava dell'ignorante perché Wikipedia è inglese e la pronuncia giusta è Wikipedia. O Wikipedia, adesso non mi ricordo più cosa mi ha detto. Siccome io sono per carattere una persona che si attacca alle cose, e prima di parlare e dire una cosa si documenta. Vabbè, non è un cazzo vero, adesso non esageriamo. Diciamo che mi piace avere ragione più che documentarmi prima. Quindi, colpito dal fatto di essermi preso dell'ignorante, sono andato a controllare questa cosa che mi sembrava di conoscere bene. Allora, a prescindere dal fatto che io faccio dei video comici e quella doveva essere una scenetta, però evidentemente ognuno sempre deve essere critico al punto da arrivare ad insultare un'altra persona. Comunque sia, mi vuoi dare dell'ignorante? Lo puoi fare benissimo nel momento in cui tu hai ragione al 100%, quindi prima di parlare, quindi tutti noi, mi includo anch'io, tutti noi prima di parlare dovremmo andare a controllare di essere certi di quello che stiamo dicendo. Io nel video non lo posso fare perché, come vi dicevo prima, improvviso, quindi parlo direttamente con le cose che mi passano in testa. Uno che mi lascia un commento ha tutto il tempo e la ragione di andare a documentarsi su quello che stai dicendo. Perché sto dicendo questo? Perché sono andato su Wikipedia a controllare se ero io in torto. Invito tutti quanti ad andare su Wikipedia e digitare Wikipedia. Troverete un paragrafo apposta che dice proprio che Wikipedia non ha una pronuncia ufficiale e sono elencati di seguito tutti i modi in cui si può dire Wikipedia, tra cui Wikipedia. Ora, io non sono una persona che ama pavoneggiarsi quando ha ragione. E ora passiamo all'altra cosa. Perché dici la Wii? Si dice il Wii! Questa osservazione ho notato che me la fanno i ragazzi dagli 11 ai 15 anni. So che per alcuni di voi il mondo femminile è ancora lontano e dare un articolo femminile ad una console che per voi è un oggetto maschile può sembrarvi un insulto. Ma la Wii è una console. La console Wii. Non il console. Oltretutto è prodotto dalla Nintendo. La Nintendo Wii. E per quanto possa sembrare strano e non corretto, è più corretto dire la Nintendo DS, quindi la DS invece del il DS. E visto che abbiamo preso il via con gli articoli, se sento ancora qualcuno dire il Porsche, il Ferrari o il BMW, mi incazzo come una bestia. Perlomeno non li usate quando parlate con me, è un appello rivolto a tutte le persone che mi conoscono. E la Porsche, la Ferrari e la BMW. La macchina è femminile, è l'automobile. Altrimenti, se volete parlare dell'autoveicolo, vi obbligo anche a dire il Panda, il Golf o il 1. Se è ben chiaro, tutto quello detto finora è detto sempre in modo molto scherzoso. Dico quello che penso, però ovviamente non è che me la prendo così tanto, voglio fare tanto il professorino, è uno spunto per ridere. No, io lo dico perché c'ho la faccia come il culo. E ora passiamo alle mie domande più frequenti. Molti mi chiedono quante ore passo a realizzare il mio cristino. Fatto! E ora passiamo alle tre risposte scelte del Trivial Doesn't Matter della puntata precedente. Aggiungo solo una cosa. Chiedo scusa personalmente a Freddy perché si è molto incazzato per avergli dato della maschera. Ci tengo a precisare, come richiesto da Freddy, che lui è una persona vera, persona, fatta di emozioni
e di gioie come tutte le altre persone, anche se la sua emozione è l'odio e la sua gioia è la distruzione. Questo è un video di risposta alla domanda di Doesn't Matter: chi è che si nasconde dietro la maschera di Freddy? Beh, dopo attente ricerche, guardando il colore degli occhi, cercando di capire qualcosa, la verità è sconcertante. Verità, il video li fa Freddy e ha una maschera di Daniele Doesn't Matter. Un bacione e un abbraccio, magari una limonata. Secondo me dietro Freddy c'è Freddy California. Un bacione al papà. Ciao a tutti, ciao. Questo è un video di risposta per Daniele Doesn't Matter Vlog. E abbiamo due ipotesi sulla domanda. Non era la domanda? Era il... chi siete sulla maschera di Freddy? Esatto. Eccola. Ipotesi numero 1. Dietro la maschera di Freddy c'è l'amico del fratello della mamma del papà di Luca. Wow. Ipotesi numero 2. Dietro la maschera di Freddy c'è solo Freddy. Ragazzi, il video oggi finisce qui. Tanti cari saluti. Un bacione alla mamma e uno al papà. California! Cari ragazzi, il vlog di oggi finisce qui. Vi mando tanti cari saluti. Un abbraccio al papà. E al prossimo video. Ciao! Trivial Doesn't Matter. Qual è, secondo voi, il cibo preferito da Daniele Doesn't Matter? Rispondete con un video di risposta qua sotto e non là sopra. Si ricorda che per postare un video di risposta bisogna cliccare per lasciare un commento e cliccare sul link che compare sulla destra. Allega un video di risposta.